Roberta Felici, vieni Roberta, i due minuti conclusivi e liberi. Vai Roberta. Buonasera signori, io in questo sono molto superba, ma credo di essere l'unica vera novità di questa campagna elettorale. Noi siamo l'unica vera lista alternativa e credibile a quello che è il panorama politico attuale. Questo perché? Perché nella nostra lista sono presenti 18 persone nuove, 18 persone che non hanno mai avuto niente a che fare con la politica di Santa Marinella, alla quale quindi non possiamo imputare nessun errore delle precedenti amministrazioni e nessun errore fatto in precedenza. Vorrei rispondere a chi ha deriso il nostro numero dei candidati, a chi ci ha deriso dicendo che eravamo 18 e non eravamo riusciti ad arrivare nemmeno a 20. Beh, io vi dico che è molto difficile trovare persone che si mettono in una lista nella quale non viene promesso nulla. Noi promettiamo solamente il nostro impegno, la nostra buona volontà. Voi cittadini di Santa Marinella, me compresa, perché io sono stata un'elettrice, sono di Santa Marinella, non sono figlia di trasfertisti come molti dicono, ma sono cittadina di Santa Marinella, ci siamo sempre dovuti trovare a scegliere, a votare tra il peggio e il meno peggio, tra un costruttore di destra e un costruttore di sinistra. Ragazzi, per favore, elettori, questa volta vedete dov'è la reale alternativa, avete davanti agli occhi quella che può essere la differenza. E poi mi riferisco soprattutto ai giovani, non cedete ai ricatti, liberate la vostra forza e non abbiate paura, votate per noi della destra fiamma tricolore. Grazie. Paola Rocchi. La voglio fare con sincerità, in maniera autentica. Allora voglio dire che veramente io credo che l'unica alternativa sia la nostra, perché anche noi, soprattutto noi, abbiamo formato un progetto estremamente serio, estremamente attento per amministrare bene questa città in maniera disinteressata. E quindi noi insieme, ci sono persone che hanno fatto già amministrazione, ma con onestà che la città gli ha riconosciuto, e ci sono molte persone nuove della società civile, gente che lavora, gente che ha veramente crede nella politica come servizio, esclusivamente come servizio. Santa Marinella è un gioiello bellissimo, noi questo percorso l'abbiamo cominciato con amore, con orgoglio e anche con rabbia nel vedere come è stata ridotta, e non è stata Paola Rocchi a ridurla così, non sono stati quelli di Paola Rocchi a ridurla così, l'avete tenuta nel grigio, nella mediocrità, e noi abbiamo forze ed energie per liberare e per fare in modo che Santa Marinella veramente possa essere il grande gioiello che è. Non mi interessa, non so quanti finiranno due minuti, mi toglieranno il microfono, non importa. Voglio dirvi che ho trovato tanta gente bella che parlando con noi ha ricominciato a sorridere e a pensare che c'è veramente gente che la politica la vuole fare in maniera pulita e onesta, che ci mette la faccia, il cuore, l'amore. Abbiamo speso meno di 5.000 euro per la campagna dalle nostre tasche, non abbiamo promesso niente, non abbiamo fatto regali, noi siamo questi, ci possiamo mettere solo la nostra faccia, il nostro coraggio. Massimiliano Fronti. Grazie. Allora, innanzitutto io vorrei veramente ringraziare l'organizzazione di questa manifestazione, ci ha dato modo di confrontarci. Ed è una novità per la nostra città, una novità che può essere una partenza per veramente per fare un'amministrazione diversa. Io comunque vi invito, ovviamente, chi sarà il sindaco di questa città lo deciderete voi, con vostra coscienza. Però vorrei, se mi mantenete una promessa, mi mantenete la promessa nel dire che il prossimo consiglio comunale lo faremo qui al palazzetto di Santa Marinella, e vorrei la presenza di tutti voi. Io vi dico solamente una cosa, non serve urlare in politica, serve discutere in maniera chiara, coerente e corretta. Chiara, coerente e corretta come le persone che sono nella lista di Sviluppo Democratico. Le persone che hanno scelto di venire nella lista di Sviluppo Democratico senza chiedere prima una poltrona. Io dico sempre che noi amministreremo in 20, anche in più. Vogliamo dare voglia e infondere fiducia nuovamente nei giovani e negli elettori di Santa Marinella. Grazie. Roberto Bacheca.
grazie a tutti coloro che sono rimasti fino a questo momento per poter ascoltare le nostre parole. Il mio è un augurio, perché la nostra città ha bisogno di persone serie che si mettano da domani, da dopodomani all'opera per rialzarla questa città, perché è stata veramente vilipesa in questi ultimi 3 anni. Vogliamo essere la forza come popolo delle libertà che possa dare una differenza, una marcia in più, una passione che ci abbiamo messo. Tanti hanno speso migliaia di denari in queste campagne elettorali. Noi abbiamo investito solo la passione, perché non ci deve ritornare nulla appena vinciamo le elezioni. Ci deve ritornare solo la voglia e la passione di essere insieme costruttori del futuro. La mia lista è formata da giovani che hanno operato nel campo, che sono stati in settori della società civile, in settori culturali, in settori sportivi. Chi ha già fatto l'amministratore vuole dare la giusta esperienza per non fare gli errori che sono stati commessi nel passato. C'è questa voglia, io sono Roberto Baghega e sono candidato per il Popolo della Libertà. Grazie. Carlo Mucciola. Allora, perché votare la lista Mucciola? Allora, bisogna votare la lista Mucciola perché noi abbiamo detto 3 cose, regole. Le regole le abbiamo rispettate. Se voi avete visto la campagna elettorale, non abbiamo mai attaccato nessuno, può darsi, e se c'è stato qualche, è stato un attacco di risposta. Non abbiamo attaccato manifesti fuori delle plance. Io personalmente le sono andate a togliere quando qualcuno me le ha attaccate. Per quanto riguarda la solidarietà, che è il secondo nostro punto, ieri sera facendo una riunione con tutti i miei della squadra è stato deciso di non fare la festa finale e di dare i soldi che occorrono per la festa finale in solidarietà. Vi diremo a chi li daremo. Quindi i nostri amici non saranno invitati a una grande festa, noi li salutiamo questa sera oppure negli incontri prossimi, poiché vogliamo essere solidali e abbiamo sentito pure che c'è quella ragazza che ha bisogno, poi mi dici chi sì, è, sì. E quindi possiamo contribuire. E poi, ecco, il lavoro non ve lo posso promettere, però noi sono sicuro che lavoreremo tantissimo per risolvere i problemi di tutti. Noi vogliamo dare lavoro al maggior numero di persone che sia possibile, perché questo è importante. In campagna non ho detto mai niente, non c'è una cambiale da pagare. Io invito le persone di ritirare questo materiale che è presso di noi. Noi ci abbiamo, come dice quello della Erbi, ci abbiamo messo la faccia, abbiamo fatto un volantino dove potete vedere chi sono le persone che si sono presentate e abbiamo dato un programma che noi non dico che lo realizzeremo tutto, ma ce la metteremo tutto per, appunto per fine. Dare... Allora, ringrazio ancora tutti i candidati sindaco, in bocca al lupo a tutti e soprattutto che vinca il migliore. Un grazie anche a tutti a voi e buonanotte. Davanti, davanti. Applauditeli, uno di loro va sicuro.